Immagina di essere andato una sera al casinò con i tuoi amici, con le tue amiche, per fare una serata un po' diversa. Ma questa serata un po' diversa è andata male, tant'è che tu hai accumulato un debito enorme. Pensa a una cifra stellare, moltiplicala per 3, quello è il debito che tu hai fatto. Ma quel che è peggio è che tu questo debito non hai nessun tipo di possibilità di pagarlo. Ma neanche se vivessi 18 vite riuscirei a pagare questo debito. Vieni chiamato in tribunale perché c'è un processo contro di te, che mentre stai camminando a testa bassa verso il tribunale per cercare di capire che cosa ne sarà di te, arrivano delle persone incontro a te e ti dicono: tutto a posto, il processo non si fa più, puoi pure tornare a casa. Ma come non si fa più? Mi avete chiamato apposta, c'è un debito enorme. No, tutto a posto. Il tuo debito è stato pagato. Come è stato pagato? Da chi? È venuta una persona e ha detto che voleva pagare il tuo debito. Così ha fatto e quindi si è posto, puoi tornare a casa. Io non so voi, in una situazione del genere, stupore e felicità invadono il mio corpo. Tant'è che io appena riesco a capire chi è questa persona che ha pagato il debito al mio posto, come minimo una piccola foto in un angolo della casa glielo metto. Allora, perché vi ho raccontato questa storia, ragazzi? Perché in questi giorni molti di voi mi dicono: ma perché così tanta importanza alla Quaresima, alla Pasqua? Non riusciamo a capire perché bisogna dedicare così tanto tempo. Beh, ragazzi, la storia che vi ho raccontato, anche se ovviamente l'ho inventata adesso, sostanzialmente è avvenuta veramente. Perché a Pasqua noi andiamo a ricordare che Gesù, il Signore Gesù, ha pagato il debito che ognuno di noi aveva, io, tu. E allora la domanda che sorge spontanea è: ok, ma qual è quel debito che Gesù ha pagato per ognuno di noi? Ma se non riesco a trovare una risposta a questa domanda, cioè se non riesco a capire il motivo per cui devo ringraziare il Signore, ecco che dentro di me nasce una grande confusione. Allora, nei prossimi giorni, ragazzi, quelli che ci separano alla Settimana Santa, vi chiedo di ritagliarvi proprio un momento per provare a dare e cercare di dare una risposta a questa domanda. E la risposta a questa domanda, ragazzi, sarà un effetto domino. La risposta a questa domanda mi farà capire tante altre cose. Allora sì che capisco perché tanta importanza alla Quaresima, perché tanta importanza alla Pasqua, perché tanta importanza ad altre cose, come ad esempio quella di tenere il crocifisso a casa, tenere il crocifisso a scuola. È un po' come la foto di quel signore dell'esempio iniziale che a un certo punto ha pagato tutto il mio debito. Ecco che ogni volta che io passo e guardo quel crocifisso dico: mamma mia Signore, grazie che mi hai salvato. Però se non capisco da cosa mi hai salvato, diventa tutto più difficile. Allora ragazzi, vi lascio questo compito molto difficile. Vi ringrazio per avermi ascoltato, buon inizio di Settimana Santa per domenica e ci vediamo la prossima settimana.